ADVA è un'azienda che è focalizzata sullo sviluppo di tecnologie di trasmissione sulle fibre ottiche e ha come maggiore ambizione quella di dare un valore aggiunto a tutti i propri partner e i propri clienti. Da qui il nome ADVA, ovvero Added Value. Le caratteristiche della nostra tecnologia sono fondamentalmente quattro: una grande affidabilità, una altissima scalabilità, un'attenzione ai temi della sostenibilità e anche alla bassissima latenza. Sono tutti questi dei requisiti tipici delle reti di telecomunicazione di oggi e soprattutto del futuro. Dopo 20 anni possiamo dire quindi di aver raggiunto uno status molto importante nel mercato italiano. Siamo un vendor di riferimento sia per tutto quello che riguarda gli operatori di telecomunicazioni, ma anche quelle realtà industriali e finanziarie che adottano le nostre soluzioni. Abbiamo anche una grande attenzione ai temi della ricerca e della collaborazione col mondo accademico. Quindi da 5 anni abbiamo cominciato a collaborare con il Politecnico di Milano, soprattutto sui temi legati all'automazione della rete. Un viaggio entusiasmante ed è per questo che abbiamo chiamato a testimonianza i nostri migliori partner e clienti. Nel corso del 2022 abbiamo consolidato il nostro posizionamento nell'ambito del mercato enterprise con una market share che raggiunge il 35% nell'ambito delle imprese private e sfiora il 50% nell'ambito della pubblica amministrazione. In quest'ambito ci siamo aggiudicati 7 dei 16 lotti delle 2 gare Infratel nell'ambito del programma PNRR di connettività a larga banda per scuole e sanità. Al termine del 2021 abbiamo lanciato il servizio mobile 5G per il mercato enterprise e quest'anno abbiamo cominciato a cogliere i primi più importanti risultati. Infine, i nostri 2 pilastri di sviluppo strategico sono il cloud e la cyber security, dove quest'anno abbiamo portato a terra i risultati delle acquisizioni di 2 società specializzate nell'ambito cloud e cyber security, che sono rispettivamente Cataway e Semenlayers. In questo percorso di sviluppo nell'ambito del mercato enterprise ci accompagna da sempre ADVA, che è un nostro partner consolidato. Il fatto che la partnership duri da 20 anni è un chiaro ed evidente segnale del fatto che la partnership funziona. Il mercato ICT in Italia è in rapida crescita con un CAGR dell'8% grazie ai progetti di digitalizzazione e all'adozione delle soluzioni cloud e IoT, con la conseguente necessità di una connettività e di cyber security. Inoltre, il PNRR mette a disposizione ingenti fondi per la trasformazione digitale delle reti, non solo di telecomunicazioni, ma anche quelle delle utilities tipo Terna, Enel, così come quelle del transportation, che sono ferrovie e autostrade. In questo scenario ADVA assume per Matigmind una rilevanza strategica per rispondere alle esigenze di mercato in ambito sia finanziario che pubblico. Ricordiamo che ci sarà un grandissimo progetto della pubblica amministrazione, che è la creazione del cloud nazionale, che sostituirà migliaia di piccoli data center della pubblica amministrazione. ADVA sarà sicuramente il nostro partner tecnologico per la parte di WDM per questo progetto. Il PNRR è un'occasione unica per colmare il gap infrastrutturale che il nostro paese ha accumulato negli ultimi anni, così da offrire ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione una rete di comunicazione a banda larga, resiliente e in grado di abilitare la visione strategica della cosiddetta Gigabit Society. Il gruppo Sirti, ed in particolare Sirti Digital Solutions, di cui sono il Managing Director, gioca un ruolo importante nel realizzare progetti complessi ed innovativi in ambito Intelligent Networking, System Integration, Cyber Security e IoT. In tale contesto, la nostra partnership con ADVA, che è uno dei più importanti player a livello mondiale in ambito di optical networking, è un tassello fondamentale nella strategia di crescita e di sviluppo dei servizi digitali. Negli ultimi anni abbiamo consolidato il rapporto con ADVA, divenendone primo partner elite in Italia e sviluppando insieme progetti avanzati su tecnologia di rete ottica,
investendo nella formazione tecnica e realizzando un lab innovativo basato su tecnologie ALFA. Grazie a questa collaborazione siamo convinti di poter giocare un ruolo importante per supportare insieme appieno la trasformazione digitale del Paese. Il periodo che stiamo attraversando è estremamente complesso, articolato e richiede di saper affrontare le sfide del futuro con molta determinazione, con le idee molto chiare. Il mondo e quindi anche lo sforzo che noi dobbiamo fare come imprenditori richiede impegno, richiede dedizione, richiede lo sviluppo di competenze anche nuove che hanno l'obiettivo di traghettarci come aziende, come sistema paese in una direzione molto chiara e superare anche quelle che sono un po' le indecisioni del momento, dettate prevalentemente dalla situazione che stiamo vivendo. eWay come società è nata 20 anni fa e con ADVA ha trovato un partner tecnologico estremamente valido, estremamente importante e affidabile. Questi sono, diciamo così, i requisiti che, su cui abbiamo identificato anche il nostro modello di business e che ci hanno permesso di crescere, direi anche molto bene in questi anni. Diciamo che la collaborazione con ADVA, che è nata alcuni anni fa, ha avuto una naturale prosecuzione anche con la collaborazione col Politecnico, che è nata circa 3 anni fa, e ha portato frutti estremamente interessanti, sia perché la tecnologia che ADVA introduce richiede e spinge anche delle competenze che vanno verso l'innovazione, diciamo edge. Questo senz'altro ha trovato in noi un sostenitore anche da un punto di vista di investimenti, da un punto di vista conoscitivo, e ci siamo trovati assolutamente ad essere identificati fondamentalmente in quello che è il percorso di crescita, di sviluppo delle competenze dei nostri ingegneri e quindi anche del nostro business. Il 1 aprile di quest'anno è partita la nuova Italtel con un rinnovato piano industriale e soprattutto su solide basi finanziarie. I fondamentali di questa ripartenza sono sicuramente l'eccellenza tecnologica che ha sempre contraddistinto questa azienda e la nostra capacità di fare innovazione, ricerca e sviluppo. È fondamentale ed è una priorità altrettanto l'espansione sui mercati. Allora, Italtel si muove su 3 direttrici. La prima è quella dello sviluppo di soluzioni proprietarie, soprattutto in ambito software, lo sviluppo di alcuni verticali su alcuni mercati di riferimento in modalità sempre più agile. La seconda è quella della system integration, in particolare con una platea di partner sempre più ampia e che vede ADVA tra questi e vede anche Italtel collaborare con gli hyperscaler. La terza direttrice è quella della progettazione delle reti ultra broadband, siano esse FTTH che 5G. La partnership con ADVA è sicuramente importante e centrale perché esiste un buon fit tra le strategie delle nostre aziende, in particolare il tema delle reti, dell'automazione delle reti, della sicurezza delle reti è sempre più centrale anche nella trasformazione digitale delle aziende e l'adozione di modelli di cloud ibridi e multi-cloud. L'automazione, la virtualizzazione, l'edge computing sono tutti blocchi di soluzioni che ADVA ha nella sua strategia. E in particolare poi guardando la prossima fusione con la Ditran è anche molto interessante tutta la parte relativa alle reti ultra broadband, che vede Aditran essere un leader di mercato e vede Italtel essere un punto di riferimento nella progettazione. Conosco molto bene sia ADVA che Aditran per la mia storia professionale, quindi sia come competitor di questi gruppi negli ultimi 20 anni in molte situazioni, sia come un partner consolidato nella mia storia di amministratore legato di Sirti e anche quando a suo tempo Aditran acquisì il Broadband Access di Nokia Siemens Networks. Sono due realtà molto complementari sia da un punto di vista geografico che da un punto di vista tecnologico, una concentrata più sull'accesso e l'altra più sul trasporto storicamente. E quindi considerato questo, considerato anche il focus importante che ha avuto ADVA negli anni sul mondo enterprise, ci saranno molte sinergie anche di mercato da sfruttare. Ho potuto vedere come in questi anni di collaborazione con Brian e il suo team globale, con Marcello e il team italiano,
ADVA abbia saputo dimostrare quello che è nel suo nome, cioè adding value ai clienti e al mercato. Quindi sono convinto che questa unione avrà un grande successo per il futuro e per la costruzione delle reti future. Ma l'evoluzione del mercato della rete fissa, o per meglio dire delle reti nel loro complesso, sarà fenomenale anche nei prossimi anni. Questo è il decennio della fibra. Quindi da qui al 2030 la rete d'accesso nella maggior parte dei paesi industrializzati andrà in fibra, e in ogni caso la fibra sarà l'elemento essenziale che completerà le reti, anche quelle 5G, anche quelle fixed wireless che verranno realizzate. Questo in tutti i paesi, anche quelli in via di sviluppo. Ovviamente a questo verrà complementato da capability che ADVA e Aditran hanno saputo coltivare nel frattempo dal punto di vista del cloud e dal punto di vista di creare reti anche sicure nel loro utilizzo, che è fondamentale per quello che ci aspetta. Un decennio di grandi prospettive dal punto di vista dello sviluppo in fibra, con investimenti globalmente di centinaia di miliardi di dollari, e ovviamente anche un paese Italia molto concentrato su questo sviluppo, come sappiamo, con i programmi, inclusi quelli guidati dal PNRR. Il mercato sta dando indicazioni precise sull'importanza della diffusione della fibra ottica fino a casa dell'utente. ADVA coglierà questa grandissima opportunità unendo le proprie forze ad Atran, un leader internazionale di questo mercato. Noi siamo pronti a partire per questo nuovo lungo viaggio assieme.